Che sei venuto a fare? Non vuoi che t'accompagni? Quanto tempo pensi di fermarti? Non lo so. Forse è meglio stare soli per un po'. Meglio che continuare a vederci solo per discutere, per farci del male. Ma sono certo che mi chiamerai. Perché malgrado tutto, tu hai bisogno di me. No, Michel. Questa volta non tornerò indietro. Ruth. Michel, è finita, renditene conto.
Ho chiesto il divorzio. Ma un matrimonio si può sempre salvare. No. Il nostro no. E tu lo sai bene. Ma perché? Abbiamo superato momenti peggiori. Forse, ma stavolta è diverso. Ho conosciuto un altro uomo. Michel, è successo. Quando? Oh, che importa quando? Saranno 2 mesi. Già, mentre io stavo a Londra. Non è così? Ora, non c'è più bisogno che tu stia in albergo, puoi anche tornare qui. Io, ma non lo so, forse resterò in villa fino a ottobre. Prenditi la macchina grande. No, grazie. Mi vengono a prendere. Pensaci bene, Ruth. 2 mesi sono pochi per conoscere una persona. Io ti aspetto. E se avrai bisogno di me, chiamami. Ruth! Questo è Bernardone. Scusami, ti ho fatto aspettare. Paul, Michel. Ah. Salve. Io lo trovo molto simpatico. E discreto anche, davvero. Ah.
In mente. Ciao Bernardone. Pranzo pronto per le due. Per le due e mezza. Suo amaranto, giallo ocra. Era un bel po' che non veniva più da noi. Pensa di fermarsi molto? Credo fino a tutto ottobre. Ah, per favore, del blu cobalto. Molto bene, blu cobalto. 50 grammi di ossido di rame, 25 di solfato e BH. Del nero fumo. Paul! Paul! Ma cosa ci fai tu da queste parti? Ma cosa ci fai tu piuttosto? Io sono in compagnia. Ah. Buongiorno. Chi è? È quasi un fratello. Ah, e non me lo presenti? Un'altra volta. Ciao. Mi scusi. Pensa, questa me l'hanno regalata quando avevo 7 anni. Quando è che mi hai visto la prima volta? Mentre entravo dal parrucchiere? No, ti ho visto dalla vetrina. Sai come dovevo essere bella sotto quel casco da marziana? Eri tanto bella che mi sono fermato. Le ragazze volevano che ti facessi entrare. E tu? Io non volevo che mi vedessi in quello stato. Ti capita spesso di spiare dalle vetrine dei parrucchieri? Quando ne vale la pena.
Che cosa ne fai di tutte queste ceramiche una volta finite? Una collezione? Una collezione? No, davvero. Faccio una bella esposizione e le vendo. Ah. Allora mi associo. Mi accetti? Affare fatto. Prendi. E che faccio? Io dipingo pesci. È stupendo. Proverò anch'io a dipingere un pesce. Rosso. Sarà l'opera di un maestro. Lo sai, Paul, io mi vedo già con i capelli bianchi chiusa qui dentro, vecchia vecchia, con il polso tremante, a dipingere pesci, passerotti, fiori. Perché? Non so. Però ho sempre pensato che invecchierò sola. Tu, amore, non invecchierai. Lo vedi? Te l'avevo detto. È chiuso. E invece no. Opla. Oh. Oh. Paul, fammi capire un po' una cosa. Shh, niente domande. Solo per noi due. Ti va di ballare? Paul. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Roland, Ruth. Ciao. Ciao, Ruth. Omaggio della casa. Vive la vie, vive l'amour. E viva! Il locale è vostro fino a domani. Divertitevi! Che simpatico. Ma è suo questo locale? Non lo so. Forse l'avrà comprato con i proventi di una rapina. Vieni. Pensa, io lo odiavo questo posto. Perché? Venivamo qui tutte le sere. A lui non piaceva restare a casa. Sai, non avevamo niente da dirci. E allora cercavamo qualunque pretesto per non restare soli. Amici occasionali, perfino sconosciuti. Ogni scusa era buona. Perché lo hai sposato? Non lo so. Forse perché mi dava un senso di sicurezza, chissà. Era molto ricco? Oh no, Michel non aveva un centesimo. Però era buono, gentile, affettuoso. E molto, sai, in un uomo. E così mi è sembrato
il compagno giusto. Ma adesso è tutto così lontano. Lo sai, Paul, che questa è la prima volta che balliamo insieme? La prima volta. In 2 mesi e 24 giorni. No, 2 mesi, 24 giorni e 8 ore. Posso fare un bagno in piscina? Sì, fa pure. Grazie. Dove hai conosciuto Paul? In guerra. Non te l'ho detto? Ma in una guerra di quelle vere? Altro che, con i cadaveri, le imboscate, il napalm, nel Vietnam. No, questo non c'entra con la guerra. È stata la zampa di un leone durante un safari. E ho imparato molte cose quel giorno. 2 leoni lottavano per una preda. Uno dei due ci restò. E l'altro ne uscì mal ridotto. Io credevo che la preda fosse mia. Ma non fu così. Perché lì vicino c'era un terzo leone. Astuto, molto astuto. Era rimasto in attesa che gli altri due si sbranassero. Poi d'improvviso uscì e... Zac! E a quel safari partecipava anche Paul? Paul? Perché? Ciao. Ma dov'eri? In piscina. Roland vuole fare un bagno. Roland? Sì. È sempre imprevedibile. Perdoni, signore. La chiamano al telefono. Scusami, torno subito. Alle 2:30? No, mangeremo fuori. Bene, signora. A proposito, William, hanno affittato il bungalow? Beh, direi di sì. Ho visto una signora sulla terrazza. È una prenotazione da Parigi. M'hanno detto che devo aspettare. Va sola, ti spiace? No, tesoro, naturalmente no. Ci vediamo più tardi. Ciao, caro. A più tardi, amore. Ciao. Thank you.
Però, ha perso quasi tutto l'olio dei freni. La scampata è proprio bella, lo sa. Non andare più in macchina senza di me, ti prego. Che meraviglia! Ah, ecco la cena. Oh, è fantastico. Grazie. Ho visto un polipo. Ah, sì? Vuoi prenderlo? Beh, altro che, beh, come no? Guarda, è dall'altra parte della punta dei coralli. Ho a 30 o 40 metri di profondità. Bene. Tu devi scendere fino laggiù e entrare in una specie di tunnel. Ma sta attenta, nuota piano, molto lentamente, mi raccomando. E appena lo vedi, colpiscilo in mezzo agli occhi. Va bene. D'accordo? Sì, caro. Thank you.
Ciao, Luisa. Sono io. Come sta, signore? C'è il signore in casa? No, è uscito stamattina e ha detto che non torna per il pranzo. Va bene, grazie. Voleva qualcosa, signora? No, no, continua, continua. Dov'è tuo marito? Non so dove sia. Non c'è più aria. Eppure, secondo l'ago del manometro, ce ne dovrebbe essere ancora. Boh, queste trappole con niente si guastano. È stato un incidente, allora. Ha ha ha.
Paul! Non stavi riposando. Non riuscivo a dormire. Sembri un po' preoccupata. Fa vedere. Cosa ti succede? Ah, bella. È tua? Sì. Michelle voleva che la tenessi con me quando restavo sola in casa. Dimmi, Paul, tu credi veramente che fossero incidenti? Naturalmente. Non ti tormentare. Chi sarà? Va a vedere. È Michelle. Ben arrivato, signore. Grazie, William. Comincia a diventarmi antipatico. Se poi penso a come si è comportata con te. Per essere un tipo tranquillo, mi sembra troppo abile con la pistola. Perché sei qui? Per rivederti. Stammi bene a sentire. Qualunque cosa succeda, io non tornerò mai più con te. Qualunque cosa succeda. Cosa intendi dire? Ho capito. Ormai sei sicura di amarlo. Pensavo di restare a dormire, ma se preferisci, me ne vado. No, no, puoi fermarti se vuoi. Ruth, io ti amo. Vorrei che almeno mi fossi amica. Vabbè, forse ti chiedo troppo. Paul! Non sbagli un colpo, eh? Dove hai imparato a sparare? In un circo, ero Buffalo Bill. E lui cavallo pazzo. Vediamo fino a che punto sei bravo. Colpisci. Thank you.
il tuo whisky. Grazie. Come sai che bevo sempre martini? Non lo sapevo, ma un uomo con la tua classe non può bere che martini. E di un'altra cosa sono sicuro. Che sei molto, molto buono. Non saresti capace di far male a una mosca. Hai mai ucciso un uomo, tu? Paul. No. Non sei stato in guerra? Sì, ma non ho mai ucciso nessuno. Io invece sì. Non sapevo che fosse un eroe. No, in guerra non ci sono eroi. O uccidi o vieni ucciso. La violenza genera violenza. Ogni che volta. Splendida frase, secondo me l'hanno inventata. Paul, ti prego, non è il caso. Volevo solo dimostrarti che Michelle è incapace di attentare alla mia vita. In fondo sono geloso. Di me? No. Non di te. Dell'opinione che Ruth ha di te. Sono accaduti due incidenti. Casuali. E tuttavia Ruth è arrivata a pensare che tu volessi uccidermi. È molto bello che lei pensi questo di te. Ruth, come hai potuto pensare una cosa del genere? Io non ero qui. Non potevo toccare la tua macchina. Ero lontano centinaia di chilometri. E le bombole le ho sempre controllate io. Non ti preoccupare, io ti credo. Ma era necessario che se ne convincesse anche Ruth. Sei più tranquilla ora. Beh, visto che il tuo eroe ha fatto tante guerre, sarà qualcuno che vuole vendicarsi, no? Vorrei alzarmi presto la mattina. Buonanotte. Buonanotte. Buona, arrivederci. Non ti avevo sentito entrare. No, per favore. Che cosa c'è? Vieni qui. Sei arrabbiata? No, Paul. Solo che preferisco restare sola. Già. Michelle ti ha turbata. Non parliamo più di Michelle, per favore. D'accordo, ma è chiaro. Michelle ha dimostrato di essere innocente. E tu sei pentita di aver sospettato di lui. E ora, per delicatezza, preferisci star sola. Va bene, buonanotte.
No, 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 fermo, non adesso, meglio. Io non posso stare qui tutto il giorno sola. Che pare? Finirà presto, vedrai, finirà presto. Sono talmente abituata a te che mi manchi. Oh, Michelle, ma avevi detto che si trattava di 2 settimane. A me questa faccenda ormai mi comincia a stancare. Finiscila tu. Abbiamo sbagliato ad affittare questa casa. Doveva restare a Parigi. Hai rovinato tutto. Inoltre, poco fa davanti a Ruth, ti sei comportato come un autentico imbecille. Perché? Ti sei tradito con il Martini. E poi tutte quelle chiacchiere idiote. Ruth sospettava di te. E invece ora sta piangendo, pentita e umiliata. E poi non sono io che ho sbagliato. È che lei ha una fortuna sfacciata. E se continuerà ad averne, arriveremo al divorzio. E io resterò senza un soldo. Però tu non incasserai. Non ti preoccupare. Domani tua moglie morirà. Con un colpo di pistola. No. Non voglio che rimangano tracce di violenza. Mi hai capito? Nessuna traccia. Ruth si suiciderà. Domani nella sua camera, all'ora della siesta. E la servitù sentirà lo sparo. Come sarebbe? Non capisco. È molto semplice. Tu sei venuto a trovarla. Hai scoperto che io abitavo in questa casa e che lei ti ingannava con me. Avete discusso, l'hai minacciata di uno scandalo e appena tu te ne sei andato, lei in un momento di depressione... Nel frattempo io sarò in mare facendo pesca subacquea. Perciò mi servirà il tuo aiuto. Tu dovrai sostituirmi sul motoscafo. Il tempo necessario per arrivare in casa ed entrare dalla finestra del bagno. Thank you.
Che cosa vuoi? Vederti. È passato il malumore? Quale malumore? Michelle se n'è andato? No, non credo. Ma è venuto a salutarmi. Sai, in un certo senso ho un po' d'ammirazione per lui. Sei venuta qui per non vederlo? Ma no. Volevo star sola. Però mi hai chiamato. Sì. Ho bisogno di alcune cose. Ti dispiace andare a comprarmele? Allora, prendi nota. Blu cobalto. Blu cobalto. Carminio. Carminio. Terra di Siena. Un barattolo d'ognuno. Bene. C'è altro? 100 grammi di ossido di rame. Ossido di rame. 50 di solfato di rame. 150 grammi di ossido di piombo di Prussia. Piombo di Prussia. 100 grammi di ossido di ferro. E 50 di manganese. 50. Questo è tutto. Lasciagli la nota e digli che me la metta in conto. Beh, capisco. Vuoi rimanere sola con lui? Questo è un pretesto, vero? Bene, saluta pure tuo marito. Oh, su, Paul. Ma definitivamente. Non tardare. E grazie, Paul. Quando potremo parlare con l'avvocato? Quando vuoi. Va bene, la prossima settimana. Giovedì, allora. Ti va bene? Giovedì. Per me va benissimo. A che ora? Alle 5. Bene, alle 5. Blu cobalto, carminio. Terra di Siena. Ah. È inutile, Michelle. Giovedì alle 5. Non se n'è ancora andato. Vuole prima salutarti. Attento, non fare come lei. Quell'imbecille finirà per rovinare tutto. Non ti preoccupare. Alle 5 sarà tutto risolto. Te l'assicuro. Telefonerò alle 5. E spero che non sia Ruth a rispondere. Non risponderà, sarà morta. Vi ho portato da bere. Ah, lascialo. Ci penso io.
il tuo whisky. Michelle e io abbiamo deciso di far pace. Sarebbe stupido serbarci rancore. Senza dubbio. Sarebbe stupido. Il tuo martini. Ora non mi resta che augurarvi tanta felicità. Alla vostra. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Vieni a casa o preferisci che ci incontriamo direttamente nello studio dell'avvocato? Preferisco dall'avvocato, se non ti dispiace. Ti eri addormentata? No. Io vado a pescare. Che cosa vuoi per cena? Cernia? Dentice? Orata? Puoi scegliere. Michel se n'è andato. Non ti piacerebbe cenare fuori questa sera? Certo. Come preferisci. Ti cambio l'acqua. Un'ora. Ma farai in tempo. Sta tranquillo. Attento tu.
Paul. So che stai venendo qui per uccidermi, ma non te lo impedirò. Probabilmente la mia decisione ti sembrerà assurda. Se pensi così, sarà solo perché non hai capito che eri l'uomo che ho sempre cercato. Avevo riposto in te tutta la mia fiducia. Ti ho amato infinitamente. Tu rappresentavi tutto il mondo per me. Ma ora so chi sei. Ora so perché mi hai avvicinato. La tua è stata una beffa atroce. Sono stanca, tanto stanca. Mi rendo conto di aver sbagliato tutto. Non ho la voglia né la forza di credere ancora in qualcuno o in qualcosa. Non ho più voglia di vivere. E spero che tu faccia presto. Una cosa però voglio che tu sappia. La mia morte non ti servirà a nulla. Aveva ragione Michelle. La violenza genera violenza. Sento che sei qui. Ti volterò le spalle e aspetterò. Sì. La polizia. Come? Sì, sì. Sì, vengo subito. Grazie. Volevo sdraiarmi accanto a te, senza svegliarti. E ha suonato il telefono. Ma che cosa c'è? Michelle è morto. Michelle. Motopattuglia 14 sulla Nazionale 17. Motopattuglia 14 sulla Nazionale 17. Il commissario è arrivato. Passo.
E lui è mio marito. Mi dispiace, signora, ma era necessario. Deve essere accaduto all'incirca verso le 2. Era uscito da poco di casa. È stato un incidente veramente assurdo, inspiegabile. È appena mezz'ora che lo abbiamo scoperto. In questa stagione non c'è molto traffico. Per quanto anche se qualcuno l'avesse visto non avrebbe potuto. Oh. Signora, Ruth, ti senti male? Non è niente. Niente. Sto bene. Daniele! Lasciami! Daniele, ma perché non vuoi capire? È cambiato no. Tutto. Dovrò restarle vicino adesso. È meglio per noi se io la sposo, altrimenti tutto il nostro lavoro andrà perduto. Sposarla? E io, buona buona, assisto alla vostra luna di miele. Daniele, ascolta. Michelle ci avrebbe dato il 40%, ma doveva morire lei, non lui, non lo capisci? Io mi sposo, diciamo, fra un mese e me la squaglio con tutto il gruzzolo. Sarà sempre più di quanto pensavamo di guadagnare, non ti pare? Ma perché non fai funzionare il cervello? Storie! Vuoi restare con quella stupida per sempre? Lo so che ti piace. L'hai ammazzato tu, vero? L'hai ammazzato tu per rimanere accanto a lei. È finito fuori strada. Con lei il trucco dei freni è andato male. Ma con lui ti è riuscito. Per questo ha capottato. Danielle. Tu vuoi tenerti lei e il suo denaro. Ma io andrò alla polizia. E ti denuncerò, hai capito? Adesso basta! Condoglianze. Grazie. Signora, io... Grazie, grazie. Dolente. Che gli è successo? Quando l'hai visto l'ultima volta? Non so. Aspetti. Credo che sia stato l'altro giorno, quando il povero signor Michel è andato via di qui. Ne sei sicuro? Beh, proprio sicuro, no. Però non mi ricordo di averlo più visto dopo di allora. Ma come hai potuto fare una cosa simile? Sì, va bene. Eri terrorizzata. Credevi che Michelle volesse uccidermi. Lo so, ne eri convinta. E lo eri a tal punto che non hai esitato ad ucciderlo. Perché lo hai avvelenato. Non è stato un incidente d'auto, vero? Sì, il martini l'ho preparato io. Ma il ghiaccio ce l'hai messo tu. E il cane ha leccato il ghiaccio. Povera bestia, aveva sete. E io gli ho dato i cubetti che restavano. Avanti, Ruth, rispondi! Che cosa hai messo nel ghiaccio? Thank you.
bello. Oh, è molto più bello di quanto sperassi. Vieni. Vieni, da questa parte. Da quale parte, amore? In cima alle scale. Ah. Fondo al corridoio. No! Oh. Che te ne pare? Bello. Sì. Sai che ti dico? Che qui ci divertiremo un mondo. Mi perdoni per aver dubitato di te. Oh, Paul, eccola. Ah, Ruth, ti presento Danielle. E si ferma da noi per un po', se non ti dispiace. Se ne stava lì tutta sola nel bungalow. Si annoiava tanto, poverina. Avevo proprio voglia di conoscerti. Paul mi parla sempre di te, lo sai. Penso che diventeremo buone amiche. Posso baciarti, Ruth? Dille di andarsene. Pensavo che i miei amici fossero anche i tuoi. Tesoro, dille che anch'io so di quel povero cagnone morto. Eh sì, sa la faccenda del ghiaccio. Ti conviene rigare dritta, mia cara. Vedrai, Paul, lo sento. Vedrai, staremo proprio bene qui. Ah, oh, tesoro. Prego. Quanto? Quanto cosa? Quanto denaro volete? Io sono un gentiluomo, non ti ricatterei mai. Comunque, se proprio vuoi essere generoso... Per favore, Paul, che cosa vuoi per lasciarmi in pace? Voglio sentirti dire che hai avvelenato tuo marito per me. Avanti, dillo! Tesoro, sai che si è permessa di strapparmi questo cappellino dalle mani? Ma allora devi chiederle scusa. Verme. Non ci provare più, disgraziata. Calmati ora. Sono vanitoso e voglio sentirtelo dire. Sarebbe tutto più facile. Sta bene. Non ho fretta. Prima o poi lo dirai. Aspetterai un pezzo. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Michelle hai ucciso tu, no? L'hai ucciso per Paul? Di che l'hai ucciso per Paul. Fermati! Sai una cosa, amore?
È tutto più eccitante, superiore ad ogni aspettativa. È emozionante. Paul, tesoro, ho l'impressione che ci fermeremo qui a lungo. No. Amore, perché hai chiuso? Apri, sono io. Daniel ti vuole dare la buonanotte. Ruth, apri la porta. Oh. Sai, Daniel, Ruth è una brava figliola, finirà con l'aprire, vedrai. Però è strano, prima non chiudeva mai. Mi aspettava con ansia. Fa la brava bambina, apri la porta. Ci facciamo una bella chiacchierata. Bene. Aprirò io, allora. Ruth, povera Ruth. Ti sei spaventata, ma perché? Su, non te la prendere, che non è niente. Paul dice che staremo insieme molto tempo. E allora? Ma sì. Se ci organizziamo un po' tra noi, andrà molto meglio. No! Lo vedi? Paul ti sta baciando, eppure io non mi arrabbio. Era già morto. Prima che la sua macchina uscisse di strada. Non vedrai l'ora che tutta questa faccenda sia finita, immagino. Io mi comincio a stancare, lo sai? Quanto sei disposta a pagare? Ho molta influenza su Paul. Su, rispondi. In fondo sto cercando di aiutarti. Avanti. Quanto denaro hai? Ti conviene trattare con me? Tra donne ci si intende meglio. Tu credi che io partigi per Paul? No, ti sbagli. Ma è che qui mi annoio. E pur di andarmene farei di tutto. Invece Paul no. Paul vuole farti cuocere a fuoco lento. Dice che così otterremo molto di più. Avanti, di una cifra. Non vale di più la tranquillità. Se tu mi dici quanto vuoi spendere, io posso convincere Paul ad accettare. Pronto? Sì.
Allora, carina, quanto? Ruth, il commissario vuole parlarti. Vogliamo andare, Daniele? Forse noi qui siamo di troppo. No, no, potete restare. Signora, suo marito è stato avvelenato. Abbiamo riesumato il cadavere e il risultato dell'autopsia non lascia alcun dubbio. Ce ne ha informati il Dipartimento di Medicina Legale. E l'avvelenamento è avvenuto qui, nella sua casa, poco prima che suo marito uscisse. E sospettate di me? No, sospettiamo del signore. Che cosa? Anche se lui sostiene che il prodotto con il quale fu avvelenato suo marito lo usa lei per le sue ceramiche. Ossido di piombo di Prussia. È vero, signore? Niente affatto, io non l'ho mai adoperato. Come sarebbe? Ma che idiozia! Deve trovarsi qui! Lo cerchi e sono sicuro che lo troverà! Ma che cosa aspetta? Perché non lo cerca? Perché i suoi precedenti penali hanno contribuito a completare il quadro. È stato condannato da vari tribunali francesi. Ma è stata lei! Diglielo! È stata lei! Un piano studiato nei minimi particolari. La macchina è andata distrutta. Nessuna possibilità di trovare un indizio. E levato di mezzo il marito, dopo, senza alcun ostacolo, sarebbe rimasto con la signora e col suo denaro. Non è così? Ma io non... Permesso? Buongiorno, signori. Sì, l'ho venduto a lui. Lo stesso giorno dell'incidente. È la verità. Ma è stata lei a ordinarmelo. Ma non può essere, perché la signora aveva comprato 2 o 3 settimane fa i prodotti che le occorrono per tutta la stagione. E poi in ceramica non si usa l'ossido di piombo. Gliel'ho già detto, commissario. No, no, mi ha fatto una nota. È questa? Non è la mia scrittura. Lo sappiamo. L'abbiamo confrontata con le ordinazioni fatte in precedenza. D'altra parte, costui è un professionista. Abbiamo avuto informazioni dall'Interpol. Andiamo. E anche lei, signorina. C'è un equivoco! È stata lei! Paul, raccontagli del cane. Spiegaglielo! Spiegaglielo! Paul! Paul, spiegaglielo! Posso salutare la signora? Per favore. Quando hai scoperto che mi aveva assunto tuo marito? La notte che progettaste il mio suicidio. Ho visto... Hai sentito tutto. Non hai fatto nulla per impedirmi di ucciderti. Ma dovevi uccidermi. Avrei voluto che lo facessi. E io che ero convinto che avessi avvelenato il ghiaccio per proteggermi. Peccato. Have I lost my way? Will I
yours to me. I've lost my way. You try, oh, I know you try. Restore what is lost to me, bringing true joy back to love again. Somewhere I went wrong. I'm bound to lose my way. Once and again. How could I without you? Oh.